Va bene, cari follower, ragazzi, comincio con la mia video recensione live di After Death. Sono in una nuova casa, la connessione purtroppo non è migliore di quella precedente, però vabbè, che dobbiamo farci? Ci accontentiamo. Allora, After Death, un gioco disponibile su Steam, ovviamente, non ricordo il prezzo, lo vado subito a controllare. Mi è stato inviato dallo sviluppatore, quindi, che si chiama molto originalmente After Death Team. Il gioco costa 13,99. Ed è un Metroidvania, ora lo vedremo più in dettaglio. Quindi uno di questi videogiochi che oggi, diciamo, vanno un po' per la maggiore, con cui dobbiamo esplorare uno scenario in 2D sulla falsa riga dei vari Castlevania e Super Metroid, ovviamente. Grazie per il feedback, Rudy. Boh, credo, spero che si stabilizzerà tra un po' la situazione. Vediamo. Comunque, io comincio, continuo la mia live. Allora, dicevamo After Death. After Death è un videogioco appena uscito, veramente da un paio di settimane circa. E cominciamo la nostra partita. Comincio un nuovo slot per partire dall'inizio, insomma. Non è un gioco che ho giocato approfonditamente, non credo di riuscire a trovare il tempo per farlo, quindi ho deciso di proporvi una live con il titolo in modo tale che possiate farvi voi stessi un'idea. Questa è la presentazione, vediamo cosa sta accadendo. Si anima questo scheletro. Dove mi trovo? Devo trovare una via d'uscita. Ok. Allora, non so come in termini di fluidità come riuscite a vedere il gioco, però vi dico che per qualche ragione lo scrolling di questo titolo è sì ricco di parallasse e tutto quanto, ma va a 20, a 30 frame al secondo, che è una cosa che io detesto, soprattutto nei giochi in 2D. Non, davvero non lo capisco. Anche in ottica di retro gaming, i giochi in 2D dovrebbero andare a 60 fotogrammi al secondo. Ci andavano i giochi per Amiga, per Commodore 64, per tutte le console praticamente. Anche il VCS gestiva 60 fotogrammi al secondo le cose. E invece, boh, alcuni non lo fanno. Infatti, questo gioco mi ricorda un altro titolo che aveva questo difettuccio grafico e che era anche un titolo più o meno con questa impostazione anche grafica, che si chiamava Chakan per Mega Drive, che è un gioco molto particolare, piace al mio amico Alberto Semprini Scion. Oh, allora abbiamo trovato una sorta di spirito che ci dice: A visitor, chi sei? In effetti, a dire il vero, non ne ho idea. Puoi aiutarmi a lasciare questo posto? No, ma posso aiutarti ad avere la tua memoria, ritrovare la tua memoria. Perché dovrei volerlo? Questo mondo è davvero ostile. Se muori, posso riportarti alla tua ultima memoria salvata. Grazie. My name is Memoria. Ammazza che originalità, eh? Il salvataggio si chiama Memoria. Bene. Shion, ti ho appena nominato. Memory Saved. Shion, questo gioco mi ricorda Shakan per Mega Drive, di cui tu hai parlato bene in un video. Quindi suppongo ti piaccia. Allora, comandi molto semplici: la A, X per chi è abituato ai PlayStation per saltare, e la è il tasto sinistro della parte destra del pad per colpire. Non sono colpi particolarmente impressionante. Mamma mia, mi sa che il mio collegamento va veramente male, ragazzi. Spero che riuscite a seguirmi in qualche maniera. Non so perché va così, sinceramente. Non mi so dare una spiegazione. Allora, dove ci sono queste pareti in questa maniera qui, bisogna colpirle in determinati momenti. Cosa abbiamo qui? Il sacro spirito, che non è un'anima volante, fluttuante. Immagino che tu abbia già incontrato memorie. Sono ignaro. Penso di poterti aiutare ad aprire il portale. I nomi di questi spiriti sono tutti ispirati all'italiano, sto notando. Ignaro, memorie, forse latino.
Tu vorresti lasciare questo posto? Posso aiutarti e tu puoi aiutare me. Ti posso dare l'equipaggiamento per progredire in questo mondo, fino a farti aprire il portale. Qui c'è qualcosa che ti aiuterà ad aprire le porte scheletriche. Una sorta di artiglio, praticamente, che al tocco con le porte scheletriche le farà aprire. E dove sono le porte scheletriche? Sono queste. E qui si comincia a combattere. Il look, come vedete, è davvero molto castelvenioso. No, Alberto, e questo è un, in realtà un Metroidvania. Sì, non è Chakan. Diciamo che come stile mi ricordava Chakan anche per il protagonista e per il fatto che la grafica è a 30 fotogrammi al secondo e non ai più piacevoli 60. Molto carine le musiche, non incredibili, ma ben fatte. Sì, l'ispirazione è sicuramente molto Mega Drive. È un po' lento come movimenti questo gioco. Qui suppongo che bisognerà sbloccare un potere per potersi rotolare, insomma, abbassarsi. Adesso non ce l'ho, quindi vado avanti, lascio perdere. Torniamo da questa parte, vediamo cosa ci siamo persi. Da qui forse non ci posso andare, no, infatti. Neanche facendo un salto più qui, no. I salti del personaggio sono, almeno a questo momento della partita, terribili. Oh, questo qua, non so perché non l'ho visto. Ovviamente al centro lì abbiamo l'energia del nostro personaggio e poi la mappa, un pezzettino di mappa a destra che posso richiamare con il select, come vedete. Ci sono un po' di cose che si possono vedere. Allora, qui c'è una barriera, ci fa male? Non ci fa proprio passare. Possiamo ammazzare questo però. Ok, questo è da sbloccare. Ci sono diverse barriere da sbloccare. Qui altra porta skeleton. Qui nemici vari. Ok, abbiamo un altro spirito. Quante anime ci sono qui? Tu sei già la terza che incontro. Interessante. Qualcuno che parla senza essere un'anima fluttuante. Il mio nome è Adfectus. Non so quanti di noi siamo. Tutti quanti volete aprire il portale? Certamente no. A quanto pare hai incontrato Ignaro. E se posso darti qualche suggerimento, non aprire questo portale. Ok, tu hai altri suggerimenti da darmi in questo mondo? Per viaggiare in questo mondo? Posso teletrasportarti verso qualsiasi gargoyle, come me stesso, che hai già visitato. Così devo trovare un altro gargoyle come te, così che funziona. E quanto pare sì. Però mi ha sbloccato a quanto pare queste due vie. Va bene. La mia idea con questa video recensione live è quella di risparmiarmi la recensione completa di questo gioco che non credo di poter giocare, ma cercarvi di mostrare anche abbastanza del gioco in modo tale che possiate farvi una vostra idea e decidere di conseguenza se comprarlo oppure no. Il nostro scheletro può anche andare sott'acqua. In realtà io ho avuto una piccola esperienza con questo gioco, ci avrò fatto un'oretta forse, non so, una roba del genere. Ah, qui possiamo risalvare la nostra memoria. Qui c'è un'altra porta scheletrica. Vediamo la mappa, siamo di qua, ok. Non ho alcuna idea su dove dobbiamo andare, anche se questo tratto l'ho già fatto, però è passato un po' di tempo. Ho giocato altre cose nel frattempo. I nemici, secondo me, sono brutti.
purtroppo in buona parte della fase iniziale sono semplicemente questi due tipi, quella sorta di scheletro ambulante, questo qua mezzo pianta, mezzo scheletro. E poi questi boh, teschi con due gocce che cadono dagli occhi, non so bene cosa siano. Cioè, monster design anche no, diciamo, ecco. Le musiche vanno un po' per conto loro, però ok. Sto tornando indietro. Mi sa di sì. Boh, proviamo. Sì, qua non si poteva andare. Allora. Ormai siamo abituati a questi giochi che ci indicano tutto quello che dobbiamo fare con le freccette, gli indicatori. Questo gioco, The KO Kid, si chiama After Death. È un Metroidvania. Un Metroidvania che è uscito da pochissimo su Steam. Costa 13,99. Penso sia uscito da 2 settimane, una roba del genere. Ovviamente un gioco ispirato a giochi di altre epoche. Come diceva anche Shion, qui siamo molto vicini allo stile Mega Drive. Ma qui c'è un nemico che si confonde col fondale, però purtroppo non possiamo passare di qua. Vediamo di qua cosa ci dice. Abbiamo una scala. Come vedete, al di là delle sezioni iniziali, proprio iniziali intesi come primissimi momenti di gioco, la grafica subisce un downgrade abbastanza corposo. Qui è davvero brutta, per dire. Nel momento in cui il fondale perde quel dettaglio iniziale. Puntini di sospensione che sono molto utilizzati in questo gioco. Come faccio a trovarmi nel deserto? Chi lo sa. Abbiamo anche il mostro Remix che ha il colore marrone al posto del blu di prima, con delle bare disseminate un po' da tutte le parti perché no, saranno di moda nell'arredamento locale. Ammazziamo il solito nemico che si ammazza sempre allo stesso modo. Di qua non si va. Ciao Devil Trigger. Se ci sono ancora problemi di prestazione della connessione, insomma, fatemi sapere. Però boh, vabbè. Sì, Shion, effettivamente prima era pure notte. Allora, qui abbiamo ancora un nemico da abbattere. Ce ne disfacciamo. O disfiamo, come si dice. Ammazziamo quest'altro. Ovviamente ci sarà sicuramente una ragione per la quale il mondo cambia così repentinamente. Ma non ci è dato ancora scoprirlo. Qui abbiamo già una porta scheletrica. Possiamo anche aprirla. Un altro gargoyle. Perché voi gargoyle avete bisogno di parlare con me? I gargoyle sono stati creati dallo scultore. Sono catalizzatori per le anime fluttuanti. Grazie a loro possiamo utilizzare i nostri doni. Non possono i gargoyle essere usati da tutte le anime fluttuanti? No, lo scultore ha creato gargoyle specifici per ogni anima fluttuante. Che pazienza questo scultore. Perché l'ha fatto. Compito nostro trovare le risposte. Va bene. Tu fammi salvare. Si sa mai come va la partita. Allora, Shion, ci sono delle parti che ho visto in screenshot in realtà su Steam che mostrano degli scenari e soprattutto dei boss, credo, molto ben disegnati. Però qui, no, come vedete anche qua, cioè, sto mostro, sta pianta con questi insettoidi sopra, non è il massimo.
Mi dispiace perché secondo me qui c'è stato molto lavoro di gran cuore per fare questo gioco. E noi lo prendiamo un po' in giro, però vabbè. È anche vero che certe parti sono effettivamente brutte. Ok. Ah, questo è un nemico che non mi piace per niente. C'ha un attacco molto forte e mi fa sempre male. Ok, qui sono un po' di nemici in più. Allora, i comandi sono poco reattivi, ma poco reattivi. È una cosa chiaramente detestabile in un gioco di questo genere. Poi, come vedete, qui non posso muovermi. Devo affrontare un nemico qui che appena mi vede spara. E mi ammazza, cioè non c'è niente da fare. Qui salto sulla bara, non posso abbassarmi per ammazzare quel nemico. Ok, ripartiamo. Faccio anche una terribile confessione. Non impazzisco particolarmente per i Metroidvania. O meglio, per il Metroidvania quello vero, cioè nel senso cose un po' più ibride tipo Rogue Legacy, sì, mi divertono, mi piacciono molto. Però il Metroidvania in sé per sé con i 20 kg di backtracking a ogni volta, insomma, il giusto. Preferisco action scroller più lineari, diciamo, ecco. Qui si può andare da qualche parte, proviamoci. C'è una porta scheletrica. Però non possiamo raggiungere questo punto perché il nostro scheletrino qui non sa nuotare. Quindi torniamo indietro. Provo a fare un attimo una cosa. Ah, ok. Ciao Gaslip Seagull. Sì, mi ricordo, ho capito chi sei. Davvero mi scuso sempre per il collegamento, ma cioè, c'è niente da fare, è una cosa orribile. Ok, qui siamo ritornati al punto di prima. Ora cerchiamo di non morire di nuovo. Eccoci, cominciamo bene, benissimo. Perfetto, ho perso già un sacco di energia in maniera stupidissima, sempre con lo stesso tipo di nemico. Per fortuna, quando perdiamo tanta energia, il gioco ci dà un po' più di energia bonus ammazzando i nemici. Guardate quanto è brutta l'acqua qui, o ghiaccio questo sarà. Ma in ogni caso è veramente incredibilmente brutto. Qui vabbè si salta malissimo perché fanno schifo i controlli. Ok. Peccato perché questa idea della nave nel mare non sarebbe cattiva. Ora qui dove cacchio devo andare? Dove? Ditemelo dove devo andare. Allora, ritorniamo indietro, saltiamo questo nemico. Ecco qua, mi tocca, mi ammazza. Energia. Controlliamo la mappa dove dobbiamo andare, allora proseguiamo a sinistra. Proseguiamo a sinistra e vediamo cosa c'è. C'è il simpaticissimo nemico, come sempre, ammazzato. Ciao, il Rao. Ok, finora ci siamo. Ah, un'altra cosa molto antipatica è che quando prendiamo le diagonali con il pad, adesso sono in diagonale, si blocca. Lo faccio anche vedere live. Dov'è? Destra, diagonale alto su, si ferma. Destra, diagonale bassa giù, si ferma. Quanto ci vorrà a correggere questi errori?
15 minuti di lavoro, non lo so, però comunque fossero anche 15 ore, sarebbe il caso. Invece i programmatori non sembrano molto reattivi in questo, purtroppo. Il nemico mi ha visto. Lo ammazziamo. C'era un muro, mi sembrava. Controlliamo meglio. Ora perdo l'energia in maniera stupidissima. Lo so, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Dammi un po' di energia. Forza. Energia. Energia. Qua c'ero già stato, non ricordo. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Mi dispiace per la live. La troverete domani. Integrale, mi spiace che vada così a scatti, mi spiace non poter interagire con voi davvero. Ok, abbiamo trovato qualcun altro. Chi sei? Sembra che non sia più invisibile. Per tanto tempo nessuno ha potuto vedermi, finalmente finita. Il mio nome è Fortitude. Can you help me? Ho molti di questi piccoli oggetti. Essendo io l'unica, la sola anima fluttuante, non ne ho bisogno. Prendilo. Ti aiuteranno a sopravvivere in questo mondo ostile. Ok. Sì, Shion, vabbè, comunque. È un problema anche di controlli, quale pensati male dai degli sviluppatori, secondo me. No, Gaxlip, non ho mai giocato an Epic, anche se mi sa che ce l'ho pure tra l'altro. Però non so per quale ragione, non l'ho giocato. Mi ricordo che quando avevo Steam Raiders, il canale, lo recensì il mio amico Federico, poi non ci giocai. No, la musica del gioco, K.O. Kid, le musiche sono forse la parte migliore in realtà della produzione. A volte sono molto ispirate al Mega Drive, come sonorità, altre volte sono tranquillamente con sonorità proprie, ecco, diciamo. Allora, io provo ad andare da questa parte. Oh, sono riuscito a trovare un modo per ammazzare quel coso senza perdere tonnellate di energia. Qui però, cosa potrò fare? Potrò fare qualche cosa? Di qua non mi fa andare. Vediamo se posso salire lì. Però qui poi resto bloccato. Abbiamo uno scheletro che non sa nuotare, purtroppo. Non muore perché è già morto. Abbastanza morto. Però non è capace di galleggiare in alcun modo. E questo mi crea un'impossibilità di proseguire in quella direzione. Dovrò muovermi presumibilmente verso quest'altra. Saltiamo qui. Vediamo cosa c'è qui sopra, prima. I salti del personaggio sono molto corti. Bisogna un po' abituarsi perché magari si è convinti di poter arrivare al di là di un burrone, di un precipizio e invece non ci si riesce. Bloody Wolf, qual era Bloody Wolf? Il ra, non mi viene in mente, purtroppo non mi è un nome nuovo. C'era qualcosa del genere per PC Engine, forse. Non ricordo in questo momento. Qui sto ritornando su. No, infatti, andiamo via. Vediamo
attimo se riusciamo a proseguire in questa direzione. Qui dobbiamo tuffarci per ragione di cose. E mi sa che dobbiamo proseguire un po' sott'acqua. Oh, qui c'è una apertura particolare che andrà sbloccata certamente al momento propizio, che palesemente non è questo, perché c'è questa piattaforma messa in maniera strana. Qui c'è un'altra porta a scheletro, vediamo dove ci conduce. Oh, possiamo salvare la nostra partita. Ma ne è una cattiva idea, visto che c'è sempre il rischio di qualche brutto incontro. Ah, ok, quello lì è il PC Engine. Ok, allora lo conosco. Lo scopo di questo gioco? Praticamente noi veniamo risvegliati come spirito. Ah, qui abbiamo un incontro con qualcuno. Veniamo risvegliati come spirito e dobbiamo capire un pochettino di che cosa si tratta. Ovviamente la mia partita è soltanto le fasi iniziali, ancora non lo so. Però diciamo c'è un mistero, il protagonista, tanto per cambiare, soffre di amnesia e quindi dobbiamo trovare un modo per sistemarlo. Ah, qui un pugno ed entro nella pancia del mostro. Brutta caduta, tutto si chiude. Alien 3 forse ti ricorda Gaxlip. Ok, qui sta succedendo qualcosa. Arriva il primo boss. Beh, questo anche qua, anche questo ricorda Alien, devo dire. Ok, come lo affrontiamo? Che cosa ci butta? Come lo affrontiamo questo? Come lo affrontiamo? Da qua? Beh, devo dire che il boss non è male. Perso già un sacco di energia. Ah! Ecco qua, mi ha ammazzato. Va bene, ripartiamo. Alien del per Commodore 64, scusa Gaxlip. Non me lo ricordo in questo momento. Il bello è che per Commodore 64 ho giocato una quantità spaventosa di giochi, però ero piccolo e c'erano quelli da edicola all'epoca, quindi tutti quanti avevano un nome che di sicuro non corrispondeva a quello vero. Quindi non so davvero quale potrebbe essere gioco in questione, poi se era Alien, quelli di paura tendevo a cancellarli dalle mie preferenze. Ok, allora riproviamo con questo mostriciattolo. Dai, forza. Vieni qua. Scusa. Oppla. Come faccio a evitare che mi prenda? Dette diagonali che mi bloccano il personaggio. Tra l'altro mi è venuto in mente che volevo fare un piccolo regalo a chi è in chat in questo momento, perché vorrei premiare la vostra fedeltà. Niente di particolare, volevo regalarvi un codice di un gioco Steam. Un attimo che lo prendo.
mi si apre la pagina internet che già con tutta questa connessione starà soffrendo in maniera indicibile. Allora ragazzi, vi regalo, vediamo un po' che cosa vi regalo. C'è anche un mio amico che saluto, Fabio, che mi regala un sacco di codici. Vabbè, partiamo da qui, vai. Copia. E ora ve lo incollo nella chat. Regalino. Six Antilio. Provate ad attivarlo, vedete se già ce lo avete. Secondo me no, è un videogioco, ovviamente. Allora, ripartiamo qui con il ragazzo. Non ne ho mai parlato perché, vabbè, non è capitato e poi fondamentalmente non. A me non capita spesso di giocarci, anzi è capitato raramente di giocare online poi con gli emulatori. Gioco online pochissimo, come vedi, la mia connessione è qualcosa di ingestibile. Assolutamente ingestibile. Sì, diciamo che c'è anche qualcosa di Beast magari in questo gioco. Senza offendere Beast per quanto riguarda la bellezza grafica, questo è probabilmente più giocabile di Beast. Però sì, comunque il tema c'è, il protagonista ha un aspetto scheletrico, anche questi boss, no? Ricordano un po' quelli che si trovavano nell'albero, soprattutto di Beast. Come fai ad avere già quel gioco, Alberto? Io cerco di tenere la concentrazione per affrontare questo mostro nel frattempo, eh. No, da qua non si fa. Aiuto. Perso un sacco di energia, male. Bella sta musica. Sputa. Finalmente. Beh, quell'effetto grafico di sicuro non era molto Mega Drive. Eh sì, abbiamo nel 2017 ancora queste connessioni, solo in Italia. Comunque spero di passare alla fibra e risolvere quanto prima. Comunque abbiamo ammazzato il boss, come avete avuto modo di vedere. E incontriamo un altro spiritello. I can't believe the sculptor closed the portal like that. Vabbè, scommetto che le altre guardie non sono così forti. Beh, prendiamo sta roba, cos'è? Ah, abbiamo una bella armatura. Alla Crystal il cigno. Press right button to activate the ice spell. Ah, abbiamo sbloccato l'achievement. Togliti, finestrone. Quindi dove c'era l'acqua adesso possiamo creare il ghiaccio, il bruttissimo ghiaccio di questo gioco. Te lo dico io cos'è, Alberto. È Adventure on Polluted Islands. Non so, l'ho trovato in un bundle. Non voglio aprire il portale. Il gioco si chiama Adventure on a Polluted Island e evidentemente è stato già riscattato da qualcuno in chat. Alla fine di questa live ve ne do un altro. Sterminato.
terribili strategie per mantenervi collegati. Allora, al sicuro mi ha circondato da mostri. Questo non è un mio problema, sono un'anima fluttuante, non posso essere colpito. Almeno non fisicamente. Posso sempre farti male, psicologicamente. Ok, qui possiamo premere X per andare in un'altra destinazione. Evitiamo, non ci interessa in questo momento. Rudy, ti conviene fare un account Steam, poi ti perdi i miei regali. Qui. Ah, si va su da quell'altra entrata che avevamo visto prima. Vabbè, lasciamola perdere per il momento. Che è sta cosa tipo. Ah, una leva. Una leva che. Ah, ecco, attiva quella botola in stile Warhammer 40.000. Qui cos'è? Boh, attiviamo il ghiaccio. Non so cosa fare. Ma tu avevi detto che ce l'avevi, forse. Alberto, allora ti scrivo il nome, così poi lo vai a guardare su internet e capisci che in realtà non lo volevi. Oddio, non me lo fa scrivere, perché? Aiuto. Cioè, la mia connessione mi impedisce addirittura di scrivere le cose. Ok, vabbè, ragazzi, non ve lo posso scrivere. Comunque, Adventure on Polluted Islands. Questo è il nome del gioco. Esatto, il giochino del granchio. Ok, mi sto rimbambendo. Devo andare di qua, devo andare di qua. Era chiuso, non c'era uno spazio per andare. Bisognerebbe rotolare, ma non abbiamo la funzione rotola. Sott'acqua non funziona il ghiaccio, vabbè, ce ne andremo. C'era un'altra zona con dell'acqua. Ecco, per esempio questa, però non esattamente qua. Che possiamo far congelare per utilizzarla poi come piattaforma. Anche qua come reagisce? Muori. Ah, qui possiamo camminare sulle acque. Ok, qui abbiamo una cosa rossa. È troppo rosso. Ma questo sblocca il ghiaccio, fantastico. E buttiamoci di qua? Ci aiuterà? Direi di no. No, qua si ritorna al posto, vabbè, andiamocene. Sì, devo, per la fibra devo parlare con la padrona di casa qui semplicemente per metterla. No, allora ragazzi, devo dire che questo After Death non è un gioco brutto, i giochi brutti seriamente sono altri. È un gioco che costa 14 euro. Semmai il vero problema è questo, nel senso che oggi quando tu fai un prodotto del genere devi valutare anche queste cose. E boh, c'è spazio per un titolo così sul mercato? Io non ve lo so dire. Io non l'avrei comprato a prezzo pieno, ecco, questo mi sento di dirlo. Non compro quasi nulla a prezzo pieno, quindi sono un cliente effettivamente difficile da convincere, ma questo in particolare non l'avrei comprato, credo. Senza nulla togliere al gioco, magari per chi è appassionato di Metroidvania. Poteva andare anche bene o molto bene. Qui ci ricarichiamo l'energia. Oh, possiamo aprire questa porta? No, perché richiede un altro tipo di. Ah, che palle. Un altro tipo di pugno. Quindi dovremmo andare a trovare prima l'item adatto.
Allora, in questo tipo di giochi, secondo me, la differenza nel game design la fa la fluidità poi delle varie connessioni tra un punto e l'altro. Qui c'è tanto backtracking e siamo all'inizio del gioco. Devo andarmi ancora di nuovo a cercare la nuova uscita per andare dove devo andare. I giocatori oggi sono abbastanza stanchi. Hanno bisogno di un po' più di velocità, è per questo che sono nate le cose quasi telecomandate. Qui sono ritornato dal tizio Gargoyle, non mi interessa. Uff. Risponde ai nemici a manetta. Per dire cosa ci sarebbe, cosa ci voleva per mettere nella mappa delle porte segnate. Niente, semplicemente la buona volontà e non ci sono. Qui ce la faccio saltare. Sì. È atletico questo scheletro. Se non tira le cuoia. Ecco, forse sì, le tirerà. Dove respawno? Vediamo un po' dove mi fa risorgere. No, lì sotto. Quella fiammella che sarà? No, ragazzi, non ci credo. Cioè, vi rendete conto? Non ho l'armatura. Questo significa che dopo il boss non ha fatto il salvataggio automatico. Non ci voglio. Non ci credo. Devo riaffrontare il boss? No. Cioè, l'avevo superato da 10 minuti il boss. No, vabbè. Non ce la posso fare con tutta la buona volontà. Questa è una ingenuità di game design veramente tremenda. Cioè, devo riaffrontare il boss perché semplicemente non c'era il salvataggio dopo il boss. Devo andare a trovarmi il save point che non ho incontrato gironzolando per tutto quel tempo. No, vabbè. Cioè, veramente volete chiamarvi le critiche da un potente youtuber come me. Poi questo qua mi acchiappa, mi afferra, così, con una facilità sconcertante. Preparatevi perché appena muoio vi regalo il codice di Steam per un altro nuovo gioco emozionante. Perfetto, sono morto. Oh. Che trauma questo gioco, ragazzi. Non lo continuerò, direi che questi 45 minuti circa, insomma, di gameplay di questo After Death siano sufficienti. Vi voglio dare un altro codice di gioco. Però sarebbe importante riuscire a scriverlo in questo caso. Vediamo se me lo fa scrivere, non mi piace neanche scrivere il codice. Buffissima sta cosa. Guarda, non ce la fa. Ok, questo non va bene. Riproviamo a fare qualcosa per mettere il codice. È buffissima questa situazione. Mi si blocca la chat. Non so se a qualcuno di voi si è mai bloccata la chat di Facebook, di YouTube, scusate. Ma a me sì. Il Dark Souls dei Metroidvania a 14 euro, Alberto. Sì, esattamente, è proprio lui. Tra l'altro, appena ho deciso di smettere con la live, mi sembra che la connessione si sia stabilizzata alla grande. Oh.
Enjoy il nuovo regalino dell'archivio del signor Santilio. Alberto, ti do il codice della mia libreria Steam. E ti connetti e ti giochi questo After Death. Nel frattempo io continuo un po' a giocare, così vi do modo di provare a riscattare il codice, ammesso che qualcuno abbia intenzione di farlo. Ah, le sei riuscito ad attivarlo, mi fa piacere. Raccontaci che gioco è, dici come si chiama. Altrimenti la gente pensa che i miei codici sono farlocchi. Nel frattempo riprova ad ammazzare il boss. Che emozione. Il bellissimo Hiro, ma non lo so se è bellissimo, ma forse no. Gratis. Non ce l'avevi, magari ci sono le carte di Steam, ci guadagni quei 15 centesimi. Allora, cerchiamo di ammazzare questo strano incrocio tra un mostro di Shadow of the Beast e di Alien. Esperienziale si chiama quel tipo di gioco. Ora questo qua vuole menarmi. C'ha ragione. Ecco, ha preso. Schianta. Ti ringrazio. Stavolta l'ho ammazzato, prendo un po' di energia. Esatto, contro il pensiero, giusto, giusto. Addirittura c'è due estranei amici su Steam, Shion. Ok, questo purtroppo è un replay di quanto abbiamo già visto prima, perché il gioco, lo ripeto, non salva se non salviamo noi. Quindi dopo il boss dobbiamo ricordarci di andare in un save point come se fossimo nel 1992 con una console a 16-bit, magari un Mega Drive, e salvare il gioco. Per dire, questo qui mi offre di andare da qualche parte, devo dire sì, andiamo da qualche parte e andiamo a quell'altra parte dove mi puoi portare, insomma. Select a destination, perché non mi fai muovere? Scusami, ti ho detto di sì. Ok, problema c'hai? Vabbè, proseguiamo da qua. Tanto adesso tolgo il gioco. Qui attivo di nuovo questa leva per aprire la porta, la botola. No, vado fino al prossimo save point, ce la devo fare. Non andrò più a zonzo, andrò dritto verso l'obiettivo. C'è qua, vedi? C'è a destra, mi dà la segnalazione di un save point, che è praticamente quello pre-boss che deve diventare anche dopo boss. Quindi adesso qui ho salvato. Il problema è che questo non è molto intuitivo in realtà. Ora, va benissimo fare il videogioco retro inspired, io sono il primo a sposare la causa, però queste sono convenzioni ormai del salvataggio che sono state adottate perché semplicemente comode, prima non si faceva perché non c'era neanche la possibilità. Qui, dopo il boss, fammi un favore e salva la partita senza che io te lo debba dire, ma va via la luce, ho ammazzato il boss, non frustrarmi inutilmente facendomelo rifare.
Comunque, va bene ragazzi, questo, ripeto, After Death dell'After Death Team, che si è veramente sprecato anche nel trovare un nome, e tra l'altro è un nome che secondo me è poco spendibile anche su Google, perché di After Death ci sono mille ricerche, e non credo che avrà molto successo. Su Steam non mi sembra abbia fatto il botto con le vendite. Comunque, io vi saluto, vi rimando alla prossima recensione, e domani troverete il video su YouTube, ovviamente pubblicato nella sua interezza, senza lag, perché sarà la versione registrata che pubblicherò. A presto, ciao a tutti, grazie per essere rimasti con me fino a questo momento e buonanotte.